Buongiorno, la parola del giorno è direzione e vi spiego perché. Non ho nulla contro il DPCM, sono pure d'accordo con la ministra Azzolina che, resistendo alle pressioni di alcune regioni, lavora per tenere aperte le scuole, perché le scuole sono un sistema di relazione sociale indispensabile per i ragazzi e questo è ora. Se poi le condizioni cambieranno, si cambierà l'intensità delle restrizioni. Però tutti noi capiamo che il presente è una cappa pesante, è il timore per un autunno e un inverno difficili. Proprio per questo va aperta una finestra sul futuro, e cioè non solo dove siamo, ma in che direzione andiamo. Questo è quello che io penso debba fare ora, in questo momento, il governo, indicando delle linee guida per lo sviluppo del nostro paese, dico la mia. Io credo che si potrebbe in questo momento dire che privilegeremo alcuni settori di investimento. Per me i settori devono essere il settore ambientale, quindi un credo assoluto negli investimenti verdi e non in quelli fossili, il settore digitale, la trasformazione digitale che se si fa con una rete di telecomunicazione moderna, evoluta e con servizi che cambiano la nostra vita, un grande piano di edilizia popolare. C'è bisogno di edilizia popolare, come nella ricostruzione post-bellica, e un ripensamento della sanità. Van bene gli grandi ospedali, e lo dico da sindaco che vive in un territorio di grandi ospedali, ma la sanità di territorio, il presidio, forse la giornata antica, ma i vecchi consultori o i medici che vengono a casa nostra e non rischiano di diventare quasi solo produttori di ricette, è quello che ci serve. Ora, questi sono i miei consigli, ma quello che più in generale consiglio al governo è di dire ora in che direzione andiamo. Anche perché mi sto studiando il recovery fund. E guardate, questa è un'opportunità straordinaria, ma quelli sono soldi a disposizione dell'Italia che arriveranno nelle nostre casse nel momento in cui noi produrremo un progetto di paese in linea con le linee guida dell'Europa, ben identificato con progetti rispetto ai quali si potrà poi dimostrare l'efficacia dell'investimento. Questo è quello che va fatto e quindi oggi va indicata una direzione per il futuro del paese.